Ti piacerebbe capire come approfittare delle migliori offerte del Black Friday 2024 ed evitare di farti fregare durante il periodo più caotico dell'anno per lo shopping? Seguimi fino alla fine perché ti svelerò i miei segreti per sfruttare il Black Friday e scovare le migliori offerte senza farsi fregare. Il Black Friday di Amazon quest'anno comincia il 21 novembre e termina il 2 dicembre dopo il Cyber Monday, ma ci sono già alcune offerte disponibili in anteprima. Oltre a mostrarti quindi alcune offerte e consigli pratici, ti spiegherò come usare strumenti come Keepa per evitare di farti fregare da finti sconti sensazionali e quelle che sono le strategie che io stesso metto in pratica per risparmiare durante il Black Friday e trovare delle offerte interessanti. Resta con me fino alla fine perché condividerò inoltre con te una lista di prodotti consigliati che potrebbero avere sconti interessanti e che potrebbero interessarti. Come dicevo nell'introduzione del video, alcune offerte e sconti sono già attivi e disponibili su Amazon. Probabilmente inoltre ci saranno sconti da marchi noti che ogni anno sfruttano il periodo del Black Friday e del Cyber Monday per proporci delle offerte interessanti. Aziende come Samsung, Xiaomi, Bose, Roomba, Dyson, ma anche Apple sanno bene che in tanti aspettano questo periodo per fare acquisti e quindi ci propongono delle offerte, in alcuni casi da non perdere. Attenzione però, perché non tutte le offerte sono vantaggiose. E proprio per questo motivo ho deciso di realizzare questo video e condividere con te alcune strategie che puoi mettere in pratica in questi giorni e non solo. Non tutte le offerte che vediamo sono infatti sconti realmente incredibili. Molti prezzi vengono infatti gonfiati poco prima del Black Friday per poi sembrare delle offerte sensazionali che in realtà non sono. E voglio subito mostrarti un esempio pratico. Per farlo utilizzerò Keepa. Se non lo conosci, è un price tracker, ovvero uno strumento che permette a chiunque di monitorare l'andamento dei prezzi di un prodotto all'interno di Amazon. Invece di spiegarti in maniera tecnica cosa fa, spostiamoci sul mio computer all'interno di Amazon in modo da vedere come funziona Keepa e come può aiutarci ad evitare finti sconti e promozioni che in realtà cercano soltanto di venderci dei prodotti. Come puoi vedere, in questo momento siamo all'interno della pagina dedicato all'Elephant M1 robot aspirapolvere lavapavimenti, che mostra un banner offerta a tempo con il 55% di sconto. Come ti dicevo, io ho installato l'estensione per Chrome che si chiama Keepa e che ci permette di monitorare l'andamento dei prezzi. E come puoi vedere, anche se di base il prezzo di questo robot aspirapolvere lavapavimenti è di 369 euro, ci sono stati già altri periodi dell'anno in cui era in vendita per 179,99 euro. Come vedi, ad esempio, dal 23 settembre fino al 6 ottobre era in vendita nuovo per 179,99 euro. Poi il prezzo è magicamente risalito a 400 euro dal 7 ottobre per poi riscendere di nuovo a 179,99 euro in questi giorni di novembre. Come vedi quindi, in questo esempio non tutti i prodotti che troviamo su Amazon e che ci mostrano degli sconti incredibili sono in realtà offerte davvero vantaggiose che non possiamo perdere perché non si ripresenteranno durante l'anno. Voglio mostrarti invece un altro prodotto, ovvero questo smartwatch AMOLED da 1,43 pollici con un 75% di sconto a 49,99 euro. In questo caso, scendendo e andando a vedere cosa mi dice Keepa di questo prodotto, come puoi vedere il prezzo di listino da ottobre è di 199,99 euro, ed effettivamente in questi giorni, ovvero dal 4 novembre, è in sconto e disponibile per 49,99 euro. Ti ho già dato quindi uno strumento eccezionale per scoprire quali sono gli sconti davvero interessanti e che si presentano per la prima volta e quali invece sono degli sconti creati ad hoc per incentivare acquisti e vendite. Il secondo consiglio che voglio darti per sfruttare le migliori offerte del Black Friday 2024 ed evitare di comprare oggetti che poi utilizzerai al massimo un paio di volte è evitare i gruppi Telegram. Se acquisti su Amazon probabilmente li conosci già e sai già quante promozioni e offerte pubblicano ogni giorno, in particolare nei giorni di offerte come quelli del Black Friday o Cyber Monday. Magari hai anche già utilizzato più volte questi gruppi per acquistare dei prodotti in offerta e se è così, forse hai già in casa decine di oggetti acquistati per approfittare di quell'offerta ma che in realtà non ti servono e quindi non utilizzi più o hai utilizzato al massimo un paio di volte. I gruppi Telegram dedicati alle offerte possono infatti essere utili, ma spesso ci bombardano di offerte random con
con il rischio di acquistare cose che dopo qualche giorno conserveremo in un cassetto o in un armadio. La mia strategia per trarre vantaggio da quelli che sono gli sconti del Black Friday o del Cyber Monday è invece sfruttare le liste dei desideri su Amazon. Quello che faccio infatti qualche giorno prima o qualche settimana prima è aggiungere nella lista dei desideri di Amazon tutti quei prodotti che potenzialmente mi interessano o che vorrei acquistare. Quindi nei giorni del Black Friday controllo i prezzi per capire se c'è un reale risparmio senza perdere ore e tempo a sfogliare pagine e pagine di offerte che non mi interessano o a seguire e ricevere continue notifiche da gruppi Telegram. Ho preparato inoltre una lista di articoli tech che penso possano interessare a molte persone. In descrizione troverai ovviamente i link che ti riporteranno alle pagine delle varie offerte. Sicuramente ci saranno offerte per smartphone, tablet e PC, tastiere, mouse e cuffie, smartwatch, luci smart, aspirapolvere e robot lavapavimenti. Comincia a fare delle ricerche e seleziona quelli che sono i prodotti secondo te più interessanti. Aggiungili alla lista dei desideri e poi nei giorni del Black Friday o del Cyber Monday verifica se effettivamente ci sono degli sconti interessanti. Come ti dicevo, sicuramente le migliori offerte del Black Friday 2024 le avremo sui prodotti a marchio Amazon come gli Echo Dot e le Fire TV Stick. Queste sono frequentemente tra i prodotti più venduti durante il Black Friday e pensa che nel 2023 la Fire TV Stick 4K è stata proposta a 34 euro con uno sconto del 44%, risultando al primo posto nelle vendite high-tech. Passiamo poi all'elettronica di consumo. Gadget tecnologici come cuffie wireless, smartwatch e tablet registrano sempre vendite elevate. Nel 2023 fra i prodotti più venduti ci sono stati poi smartwatch e smartband. Probabilmente ci saranno sconti interessanti per gli smartwatch di Amazon e per gli smartwatch della Xiaomi, ma non solo. Ecco perché se stai pensando di acquistare uno smartwatch o uno smartband ti consiglio anche in questo caso di selezionare alcuni prodotti e metterli nella tua lista dei desideri. Anche gli elettrodomestici per la casa hanno sconti interessanti durante il Black Friday. Aspirapolvere, Dyson, robot, frullatori, friggitrice ad aria e macchinette del caffè o planetarie e robot da cucina sono sempre molto richieste. Nel 2023 ad esempio la friggitrice elettrica Philips ha chiuso la top 10 dei prodotti più venduti su Amazon Italia durante il Black Friday. Rimaniamo poi nel mondo casa perché molti sottovalutano gli sconti per il Black Friday dedicati ai prodotti per la casa e la pulizia. Articoli come panni catturapolvere, filtri per l'acqua, detersivi per lavastoviglie e perfino carta igienica vedono un aumento delle vendite e delle offerte disponibili. Ci sono poi offerte su cialde e capsule di caffè, macchinette del caffè e molto altro ancora. Per il mondo del gaming invece possiamo aspettarci promozioni interessanti per diversi giochi per PlayStation, Nintendo ed Xbox. Pensa che l'anno scorso il gioco per Nintendo Switch, Mario più Rabbids Sparks of Hope, è stato tra i più venduti. Poi ci sono i prodotti per la cura personale. Se ti serve ad esempio un regolabarba, un rasoio elettrico, uno spazzolino elettrico, prodotti per la cura della persona e per la cura della pelle, anche in questo caso aggiungili alla tua lista dei desideri e verifica quali sono i migliori sconti e le offerte disponibili. È importante poi notare che le tendenze possono variare di anno in anno e possono essere influenzate da nuovi lanci di prodotti, promozioni specifiche e cambiamenti nelle preferenze dei consumatori. Io spero con questo video di averti dato quindi un po' di consigli utili per sfruttare al massimo il Black Friday, il Cyber Monday, approfittare davvero delle migliori offerte del Black Friday, evitando di farsi fregare da quelle che sono offerte civetta. Come ti dicevo poi nell'introduzione del video, se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile, ricorda di mettere un pollice in su, iscriverti ed attivare la campanella e noi ci vediamo se vorrai con un nuovo video su questo canale.